Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui all'interno del mio canale. È davvero difficile raccontarvi qualcosa di nuovo su questo Honor 9. È già uscito da un po' ed effettivamente le recensioni online sono davvero tantissime e troverete anche tanti tanti confronti. Ma tutto questo è per colpa mia, perché nonostante questo smartphone io l'abbia ricevuto magari come gli altri direttamente a Berlino, questa volta ho voluto utilizzarlo un po' di più. Ho voluto confrontarmi anche con altre persone che l'hanno già utilizzato, ma soprattutto ho perso qualche giorno per andare a leggermi i vari forum, per capire anche i clienti finali che l'hanno già acquistato, quello che pensano proprio di questo modello, soprattutto per scoprire se c'è magari qualche difetto che io non avevo visto o magari qualche pregio di cui ancora non ero a conoscenza. Beh ragazzi, oggi credo di essere pronto a raccontarvi quello che penso su questo Honor 9, quindi se avete voglia venite con me e ve lo racconto all'interno di questo video. Ma partiamo immediatamente a parlare di design e questo Honor 9, ragazzi, a me è piaciuto un casino. Mi è piaciuto un casino anche a tutte le persone che hanno avuto modo di provarlo e testarlo in questi giorni. È molto diverso rispetto all'Honor 8, ma soprattutto ha delle forme molto più simili a Samsung Galaxy S7. Avete ragione, anche se poi messi uno a fianco all'altro non è proprio così. Ormai è sempre più difficile inventarsi qualcosa di nuovo, di innovativo. Vedi Samsung con il suo Galaxy S8, che è davvero bellissimo con il suo display mega galattico, ma poi si perde un po' in praticità e solidità. È proprio la praticità uno dei punti che si apprezzano di più su questo Honor 9. Il design armonico, il vetro curvo in 3D, il profilo in alluminio e i pesi contenuti lo rendono pratico e piacevole da usare. Ma attenzione, è scivoloso e forse per questo hanno aggiunto anche una cover in confezione. Il sensore per impronte passa dalla back cover del precedente modello al frontale. Il migliore di sempre, velocissimo e preciso, facile da raggiungere, affiancato da due puntini retroilluminati. Il display è da 5,15 pollici Full HD IPS ed è di ottima qualità. La riproduzione di colori è precisa, ma può essere regolata la temperatura e non manca la protezione per gli occhi. Buono il trattamento antimpronta ed è davvero luminosissimo sotto la luce diretta del sole, a patto di non utilizzare occhiali polarizzati. La batteria montata all'interno del dispositivo non removibile da 3200 mAh, predisposta di ricarica rapida. In circa mezz'ora avrete 40% di batteria, tutto questo grazie al caricatore in dotazione da 9 volte a 2A. In questi giorni di test l'autonomia è stata piuttosto variabile, sono passato da circa 5 ore e mezza di schermo acceso tutto in wifi, arrivando a circa 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza di schermo acceso utilizzando in modalità mista. Diciamo che magari con qualche aggiornamento le cose potranno anche migliorare, con il mio utilizzo non è sufficiente, però per molti di voi sarà più che sufficiente per arrivare a sera. Il modulo LTE Dual SIM montato all'interno del device è di ottimo livello, in classico stile Honor. Non mi ha dato nessun problema nei miei soliti punti di test, è buona anche la qualità in capsula e anche dall'altra parte ci sentono molto ma molto bene. Ma ci sentono bene anche quando lo utilizzeremo in viva voce, tant'è che mia moglie non mi ha mai detto di sentirmi troppo lontano, come magari succede con altri device. Davvero buona anche la qualità della cassa di sistema, ha sicuramente una buona qualità audio, ma forse un volume leggermente basso, mi sarei aspettato qualcosina di più. Mentre ragazzi è di ottimo livello la qualità in cuffia quando utilizzeremo il jack 3.5, che qui non è sparito, potete utilizzare le vostre cuffiette e grazie ad alcune equalizzazioni pensate proprio da Honor e da alcuni specialisti la qualità in cuffia è davvero eccezionale. Oltre ad essere davvero molto pratico, spettacolare nel design e con dei materiali premium, Honor ripropone il suo doppio modulo fotografico, uno da 20 megapixel a bianco e nero e uno da 12 megapixel RGB, con apertura f2.2. Anche in questo caso i due sensori lavorano insieme per proporre risultati di miglior qualità rispetto a uno singolo e non manca il zoom ibrido a 2x. L'effetto sfocatura e i vari settaggi permessi da Honor sono uno spettacolo e vogliamo parlare degli scatti a bianco e nero? We'll be right back.
Quindi ragazzi, sì, come avete capito, con tanta luce tutto bene direi, mentre con poca luce ci vuole una buona mano ferma, in quel caso possiamo portarci a casa degli scatti di livello. La camera frontale da 8 megapixel di buona qualità, mentre ragazzi i video sono piuttosto buoni ma manca di stabilizzazione ottica, ma vi lascio la scheda qui da qualche parte per guardarvi il video direttamente qui su YouTube. L'interfaccia Honor è completa, piena di settaggi, ben pensata e priva di lacune, forse una delle migliori non stock tra le presenti in circolazione. È basato su Android 7.0 e le MIUI 5.1 è puro spettacolo. I settaggi sono tantissimi, possiamo sdoppiare le app, usare le nocche per acquisire un'immagine, disegnare una lettera per attivare un'applicazione o suddividere lo schermo in due. E non mancano i temi per personalizzare l'interfaccia. Posso andare avanti altri 35-40 minuti a parlarvi solo dell'interfaccia, ma ve li risparmio, vi dico solo che è tra le migliori presenti su panorama Android. Tutto si muove con fluidità e scorrevolezza imbarazzante, anche la velocità di installazione delle app è veramente fulminea, nulla da dire. Il processore è il Kirin 960, il modello testato da noi è quello con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, la GPU è la Mali G71, beh che dire, non sarà il più potente a numeri, ma a fluidità se la gioca con tutti, fa anche di meglio. Date un'occhiata al mio video nella scheda qui sopra e capirete cosa intendo. La scheda tecnica è completa di tutto, wifi doppia banda, bluetooth 4.2, NFC, OTG e abbiamo anche la famosissima porta infrarossi per accontentare proprio tutti. Ma ovviamente ragazzi dobbiamo parlare anche di prezzo, questo Honor 9 è stato lanciato a 449€ nella variante da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Potete risparmiare comunque già 50€ direttamente dal sito se avrete avuto già in vostro possesso un Honor 8, un Honor 7, insomma un altro Honor, quindi a 399€ potete portarvi a casa questo mostro. Ma c'è da considerare un altro aspetto davvero importante: Honor 9 non lo troverete solo online, lo potete comprare anche nei negozi, quindi con distribuzione, garanzia e quant'altro, senza dovervi sbattere ad avere carte di credito e andare in cerca, insomma, no, di metodi diversi di pagamento. Andate in negozio, ve lo pagate e ve lo portate a casa, e questo è sicuramente un gran vantaggio. Considerando poi i vari sottocosti che si troveranno all'interno delle catene, molto probabilmente questo dispositivo tra qualche mese rientrerà quasi certamente fra i best buy del 2017. Beh ragazzi, per oggi è proprio tutto, spero di non essermi dimenticato nulla all'interno di questo video. Voglio ringraziare Honor per avermi dato la possibilità di andare a Berlino, di conoscere tantissimi youtuber, vivere un'esperienza fantastica e avere un Honor 9 da potervi fare vedere qui all'interno del mio canale. Vi ricordo che qui sotto fra le descrizioni troverete tutti i link, anche quello per vedere le foto scattate a massima risoluzione da questo Honor 9. E poi ragazzi, oggi è una giornata speciale, perché mentre sto registrando questo video il mio canale ha toccato 10.000 iscritti, e tutto questo grazie a te, grazie a voi. Abbiamo toccato i 10.000 grazie al mio duro lavoro, ma adesso si lavora ancora di più per toccare i 20.000. grazie ancora di cuore, e adesso andiamo avanti a lavorare, e come sempre noi ci vediamo tra qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti.